Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di qui Milan l'appuntamento con l'informazione rossonera in studio con me è, tro è tornato a trovarci il nostro amico giornalista Elio Arienti. Buonasera ciao Elio. ragazzi, ciao ciao, buonasera a tutti. Allora, vi eh, anticipo già, eh, voi che ci state seguendo, che Elio oggi è carico, eh, quindi state no. attenti, seguite con attenzione no. questi, questi minuti di trasmissione, perché Elio ha, eh, ha pronto una serie di, di colpi. No, scherzo mm. ovviamente, Elio. Allora Partiamo da ehm, insomma, le vacanze pasquali. Il Milan è tornato eh, a esprimere un bel gioco, una vittoria in trasferta che mancava da tanto tempo. Elio. Una, eh, una, diciamo così, una pausa pasquale passata davanti ai cugini interisti insomma è un periodo buono per il Milan si può dire sì diciamo che all'interno dell'uovo di Pasqua abbiamo trovato la sorpresa e cioè la vittoria del Milan a Palermo che non era proprio una vittoria annunciata anzi tutt'altro eh, il Barbera di Palermo un campo estremamente difficile il Palermo è una buonissima squadra però eh, abbiamo visto prima delle ferie, vacanze pasquali, due o tre settimane prima, che il Palermo era in fase leggermente discendente. Pensavo che eh, le, le vacanze pasquali avessero portato un po' più di entusiasmo, un po' più cioè, diciamo, mh, di forma fisica migliore, e invece il Palermo ha dimostrato di, di, di eh, continuare in questo suo momento negativo. Il Milan ne ha approfittato. Ha vinto due partite consecutive, roba incredibile in questo, in questo momento. Tra l'altro, Vittoria in Trasferta mancava da tantissimo esatto, tempo. Esatto, da tantissimo tempo. Eh, sei punti in classifica con, eh, con i tre punti di, 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 di Palermo. E insomma, ci siamo tirati su un attimino le ossa. Però attenzione, per adesso la, il, il prossimo impegno sarà quello in casa con la Sandoria e non è, lo dico subito così, togliendo mettiamo le, eh, mettiamo le mani avanti, non è una partita che ti puoi portare da casa, sì. te la devi giocare dal primo all'ultimo minuto perché la Sandoria è una bellissima squadra, gioca un ottimo calcio e forse anche perché chi andrà a San Siro come me, io ci vado per lavoro, altri ci vanno per, eh, così, per divertimento. E eh, ragazzi do, and, eh, vedremo come se la caverà il futuro forse probabile forse improbabile <ride> allenatore. allenatore dei rossoneri no, anche perché la sandoria sicuramente non regalerà nulla anche perché è in corsa per le posizioni ecco, dell'europa cioè. eh, no ti volevo tornare un attimo sulla questione palermo perché sembra un po' che il palermo abbia diciamo così eh, si sia tranquillizzato essendo in zona salvezza quindi eh, cioè... come cioè, si dice in gergo aveva un po' mollato i pappafili esatto ecco. ha visto che la, la salvezza ormai la, il mantenimento della categoria era l'obiettivo principale, è stato comunque eh, raggiunto, quindi sembrava un beh, po' va. però comunque sì, no, dico, no, dico ma anche noi, eh? perché io ho scritto, ah, ho scritto un editoriale su Milano Rossonera dove dico ragazzi, il primo step lo abbiamo raggiunto, cioè quello della salvezza, abbiamo scavallato i 40 punti, okay, quello è fatto. Adesso, adesso vedremo, no, anche perché. A parte il gol roccambolesco, c'è da segnalare anche il, il gol di Cerci, insomma una ventata Quello di, più ottimismo, <ride> di ottimismo anche per questi nuovi acquisti, I nuovi acquisti che avevamo comunque criticato nelle nostre puntate, ma a parte che noi siamo qui anche per eh, non solo per parlare delle cose belle del Milan, ma anche per criticare appunto le cose meno belle come fai eh, sempre tu, Elio. Allora diciamo posso dire, allora, per le cose meno belli, posso dire che i due acquisti: destro e cerci sì. eh, dell'ultimo periodo da, da gennaio in avanti sono due acquisti da bocciare. Eh, su tutto il fronte, esatto. A meno che da qua a fine stagione non ti tirino fuori 20 gol, ma è molto difficile. Sì, <ride> eh, probabilmente ne faccio più io <ride> se gioco a San Siro. Che non loro. No, beh, anche perché comunque è stato annunciato più volte, adesso a parte gli scherzi, che sicuramente il riscatto di destro non verrà eh, pagato, anzi è notizia e di sì. oggi che addirittura su destro ci sarebbe il Torino, però... E eh. Però ragazzi, però non mi dicono che l'acquisto di Cersi, anche quello è, sì, no, su è quello saltato, non... è, è, mi piacerebbe sentire una cosa del genere. Perfetto, allora torniamo Elio, torniamo Elio sulla prossima partita, ovvero Milan Sandoria. Sfida delicatissima e molto bella con una squadra in forma. Vediamo i servizi. Ora ci aspettano 11 finali, aveva detto Filippo Inzaghi dopo la sconfitta di Firenze. Due sono già state vinte contro Cagliari e Palermo, ma sicuramente più testo farà la sfida in programma domenica sera a San Siro. Una partita che può davvero essere definita una finale, perché il Milan ospiterà la Sampdoria, diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Europa League. Gli uomini di Mihailovic vantano 7 punti di vantaggio sul Milan, ma dopo la sconfitta con la Fiorentina non possono permettersi altre distrazioni, visto che il Napoli è dietro solo un punto ed anche il Torino incalza minacciosamente. Per il Milan invece c'è solo un risultato a disposizione. Una vittoria farebbe tornare definitivamente in corsa i rossoneri per un traguardo che fino a qualche settimana fa sembrava utopistico. Inzaghi può contare sul ritrovato entusiasmo di Alessio Cerci e si augura che l'intesa tra l'esterno e destro cresca sempre di più. Arrivano buone notizie anche dall'infermeria, perché Zapata e Rami hanno ripreso ad allenarsi col quel gruppo. Quella contro la Sampdoria e però per Inzaghi sarà una sfida ancora più importante. Il tecnico piacentino ha ancora nove partite per convincere la dirigenza rossonera a riconfermarlo. E nella lista dei suoi possibili sostituti c'è anche un Sinisa Mielovic che vuole a tutti i costi espugnare San Siro. E quindi vedremo come andrà la partita di San Siro tra Milano e Sandoria. Elio, ti volevo chiedere, ci sono sì. delle novità per quanto riguarda i giocatori disponibili? Sì, c'è una novità che è quella riguardante Montolivo, che sembrava poter essere, non dico a disposizione, ma almeno andare in panchina, invece assolutamente no. È out ancora e vedremo quando, quando potrà tornare. Insomma, ecco, a proposito di giocatori disponibili e non, la scorsa settimana c'è stato il caso Montari. Cos'è successo, Elio? Perché. Tanti di noi hanno sentito solo alcune notizie e poi soprattutto il tuo parere su questo. No, no, è successo. Semplicemente è successo che lui pensava di essere talmente fenomeno, talmente fuori classe, che il Milan gli rinnovava il contratto. E invece al Milan gli ha detto: Amico mio, quella è la porta, arrivederci e grazie. Ma meno male, Ma se, dato che lui è ganese come il suo eh, collega di centrocampo Etienne. Vadano a braccetto tutti e due in Ghana, Tonio, vadano dove vogliono. Basta che non restino più al Milan. Al Milan okay. non ce li voglio più vedere. <ride> ecco, eh, l'avrete capito. Quindi Elio è un estimatore: di, eh, assolutamente, eh, dei sia di uno che dell'altro. E di SN eh, Ecco, invece ti volevo chiedere: abbiamo visto nel servizio che è tornato a disposizione anche Zapata. Mentre eh, nella settimana è arrivata la notizia dell'agente di Robigno che dice al Milan non sì, sì. tornerà resti là per carità resti là fa disastri rimanga lì Zapata vabbè c'è non c'è non ci cambia la vita tanto non è non è un giocatore che possa fare la differenza quindi eh, va bene anche così teniamocelo fino alla fine del campionato starà in panchina e poi anche lui saluterà la comitiva e si accomoderà da qualche altra parte ragazzi eh, diciamo la verità eh, è stato stimato tra virgolette forse eh, secondo me, forse anche un po' in difetto più che per eccesso, che eh, saranno circa una quindicina, 16, 17 i giocatori che dovranno per tutta una serie di motivi lasciare il Milan la prossima stagione. Sì. Beh, ragazzi, è tanta roba. Eh? Tanta roba, poi bisognerà ricostruire, rifare di nuovo eh, una squadra. Per rifare di nuovo una squadra ci vogliono i soldini. Allora speriamo che effettivamente questi personaggi che gravitano ultimamente intorno al Milan per cercare di prenderne possesso effettivamente abbiano le, le qualità e le potenzialità eh, per poter diventare diciamo presidenti eh, e quindi mettere dei soldini eh, all'interno di questa squadra per rinnovarla, per rigenerarla, per ricostruirla, per insomma per riportare il Milan non dico ai fasti del della prima era Berlusconi, i primi anni Berlusconi. Un ma almeno, almeno un'ossatura che poi nel tempo possa dare al Milan eh, qualche vittoria, qualche diciamo aggiornare il palmarès eh, attuale. Ecco, quindi appunto ti volevo chiedere questo, Elio, che cosa ne pensavi di queste presunte voci di nuovi investitori, investitori che dovrebbero arrivare, Elio, ti chiedo, dovrebbero arrivare comunque ehm, in piccolo, cioè a piccoli passi dentro alla dirigenza? Sì, in, teoria non sì. ci sarebbe, in teoria Non è prevista una situazione come all'Inter in cui Toira arriva e prende subito e prende la maggioranza? Tutto, e prende tutto, certo. No, in teoria... Eh, dovrebbe essere così, cioè il, 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 il discorso dei piccoli passi, insomma. Un ingresso ecco. graduale. Un ingresso graduale nel giro gi di mh, 2, 3, 4 anni, arrivare a prendersi il 75-80%. Però attenzione, perché mi sono giunte voci negli ultimi giorni, negli ultimi due, forse tre giorni, che mi dicono cose strane, nel senso che mi spiego, il Milan sarà comunque in vendita parziale o totale non lo so ma è comunque in vendita il problema è un altro che sembra addirittura che tutta questa gente che in questo momento cinesi thailandesi compagnia gravitano intorno al Mian siano solo e soltanto specchietti per le allodole perché la verità sembra essere un'altra cioè ci sono altri gruppi eh, di cui non conosco la nazionalità al momento che invece sarebbero eh, più eh, molto vicini all'acquisizione quindi non lo so se è vero se non è vero spero che non, è, mh, che non sia vero perché se no eh, eh, si sono persi dei mesi inutilmente certo. si poteva benissimo eh, fare qualcosa prima non lo so eh, mh, mi è giunta questa voce abbastanza, abbastanza come dire, importante sì. e autorevole e quindi non, a questo punto non so più nemmeno io cosa dire. Cioè, io, ero, io. io ero convintissimo che mia sarebbe andato i cinesi, ah, poi okay. cordata, mica cordata. Questo è un altro discorso. Ero convintissimo oggi. Comincio ad avere dei dubbi. Certo, la cosa importante per i tifosi, comunque per tutto l'ambiente rosso nero è che il futuro della società venga assicurato. E come dicevi tu, giustamente che si costruiscano le basi per un futuro eh, della squadra, nel senso che non arrivino investitori magari senza soldi o, o comunque con dei, eh, sì, dei eh, bilanci, fantosci, ecco, diciamo la verità, dei eh. bilanci fittizi eh, che rovinino una società. Non vogliamo neanche pensare al no, no, caso no, Parma, per no. carità, perché eh, sarebbe quello è l'estremo. Elio, siamo in chiusura, io ti ringrazio per essere stato di nuovo con noi. Figurati, anch'io sono felicissimo di essere stato qui e arrivederci alla prossima volta. Grazie allora anche a voi telespettatori, l'appuntamento alla prossima settimana con Qui Milan. Il programma è stato offerto da...